mes amis, ben trovati in questo caldo pomeriggio di fine giugno. Se già a fine giugno c'è così caldo, figuriamoci a luglio-agosto. Piantiamo alberi, se avete giardini, piantate come faccio io. Se andate a fare una passeggiata anche in riva al mare, in spiaggia e trovate plastica, raccoglietela. Cerchiamo di dare un po' di bene a questo nostro pianeta Terra perché sta soffrendo e secondo me ce lo comunica in modi poi disastrosi. Io partirei da lui, dall'ultimo arrivato, Karma. Vi ho fatto qui il video, una recensione, vi ho fatto un reel su Instagram, vi ho lasciato anche uno shorts qui su YouTube, un profumo che a parer mio può ricordare Intense Tiare di Montal o Montale, sia che lo vogliate dire alla francese o all'italiana. Altro profumo bellissimo nel pack, il Melograno Été Rosso, che ovviamente è un dupe del Baccarat Rouge che io non amo, però devo dire che per il piccolo prezzo che ha lo ricorda tantissimo, perché pur non amandolo, è uno di quei profumi che è riconoscibilissimo a mille miglia di distanza. La bellezza dei profumi è quello, che quando sono proprio studiati bene, pensati bene, sono una firma ineguagliabile. Ayurveda, anche di questa linea, vi avevo fatto una recensione proprio dettagliata. Io mi ero innamorata prima del doccia crema e poi avevo comprato tutta la linea, tutto il pack in metallo che tra l'altro si trova anche da Lidl nel periodo invernale, sotto Natale. Questo è buonissimo, freschissimo in estate. Devo dire che questi ultimi pack sono proprio belli, così decorati, preziosi, che rendono preziosa la bottiglietta stessa, che per essere un low cost è veramente magnifica. Eau de Merveille di Hermès, il dupe accreditato. Bistrattatissimo è insieme al muschio bianco che non ho, una delle profumazioni che vengono utilizzate nei B&B, negli affittacamere per andare a rilasciare quel buon profumo di pulito. Il muschio bianco ve lo posso garantire perché una mia amica che ha una saponeria ne vende a tonnellate proprio da proprietari di B&B, case vacanze. Il tè verde matcha, che viene molto bistrattato, però è un profumo molto leggero. Il dupe accreditato è il green tea di Elizabeth Arden. Lo consiglio a chi vuole freschezza, leggerezza, solarità per i giorni estivi. Molto molto carino. Un altro amatissimo, vaniglie e zenzero, ne ha parlato anche Monica Massa nel suo video dedicato alle vaniglie estive. Questo a me piace tantissimo, è vaniglia e zenzero del Madagascar, che ricorda, io non l'ho mai provato, però il dupe accreditato è 5:40, che sarebbero le 5:40 del pomeriggio in Madagascar di Kenzo. Buonissimo! È una vaniglia coccolosa che apre però con questa nota dello zenzero, ma molto fresca, che la stempera. Non è lo zenzero un po' piccantino che siamo abituati a mangiare, magari caramellato nel periodo natalizio. È uno zenzero che ben bilancia anche, come posso dire, la rotondità, la sofficiosità di una vaniglia che può risultare pesante. Veramente godurioso, mi piace tanto, è da coccola anche in autunno dopo la doccia, se dovete poi andare sotto delle lenzuola pulite, è un profumo piacevolissimo. Due maschili che poi utilizzo io, mi piace tantissimo Egyptus, il giglio blu del Nilo, il dupe accreditato è il blu di Bulgari. Freschissimo, piacevolissimo anche per una donna decisa, sprezzante delle convenzioni e anticonformista che si vuole sentire libera. Vi dico fresco, portabilissimo anche in estate con dei jeans leggeri. A me piace tanto, è proprio un profumo dove il giglio non è invadente, non è preponderante, è proprio
Buonissimo, stupendo. Ah, ho anche lui, Africa, fiori di acacia e legno di baobab, di UPA accreditato Jean-Paul Gaultier, Le Male. Africa rientra un po' in quella categoria di profumi, come posso dire, freschi, acquatici, piacevolissimi da serata, da aperitivo. Io lo indosserei benissimo anche con una camicetta bianca, un paio di jeans, un paio di ballerine o delle espadrillas. Cioè, sono quei profumi freschi da serata estiva, primaverile, quando si passeggia anche sul lungomare, cioè mi piacciono, non per forza acquatico, ma comunque un profumo maschile fresco. Il Royal Oud, in teoria c'è anche il Royal Oud dello Yemen, che io mi ricordo molto più pesante. Questo a me piace molto, il dupe accreditato è Arabi di Lutin e non so la nuova formulazione perché risulta molto buona. Vedete, i pack sono diversi, ha qualche preziosità azzurra che dona luce, mentre quello precedente è tutto tempestato di graffiti neri. È molto arabeggiante. E lo trovo diverso da questo, che a mio parere è ancora diverso dal precedente. Devo andare a recuperare la precedente versione perché io me lo ricordo molto più intenso il miele. Sapete che io non amo la nota del miele. In questo lo potrei anche accettare come profumo da sciarpa, da cappotto, perché è un miele che vi abbraccia, un miele suadente, non impertinente, stucchevole, però io ricordo proprio la variante Royal Oud dello Yemen molto più intensa, fatemi sapere. Avevo anche Thai Spa che ho finito e non trovo più. Pensavo di averlo tenuto da parte perché comunque sono confezioni che tengo, che colleziono anche per far video, non lo sto più trovando. Per quanto riguarda i dupe accreditati, c'è un po' di diatriba tra chi dice Gucci Bloom, che forse ha quella nota di tuberosa, o c'è chi addirittura ritrova l'Antardi di Givenchy, che io ho e che personalmente non ritrovo. Fiore del Dragone, sicuramente identico a Hypnotic Poison. Avevo preso sempre da Lidl a Natale la scatola di latta, l'ho regalata a mia madre perché è veramente identico a Hypnotic Poison di Dior, che a me non piace e invece alla mia mamma piace, quindi Léger Son Fait. Vi avevo parlato anche del Forest Ritual del doccia crema. Io mi innamoro dei doccia crema di Tesori d'Oriente, che hanno sempre delle profumazioni un po' più stemperate rispetto ai profumi. Questa è proprio una doccia fredda, come posso dire, una passeggiata in un cannetto di bambù. Ve ne ho parlato sempre nel video dedicato a Karma. Non ci sono dei dupe accreditati, fatemi sapere voi se avete qualche chicca in più. Il mio amatissimo Thalassotherapy, stupendo in estate. Leggo sui vari blog che è il dupe di Fiore dell'Onda, ma Fiore dell'Onda è il dupe di Rème Le Parfum, quindi lo ricorda tantissimo, questo è stupendo. Un Tesori d'Oriente bistrattato che pochi amano, che pochi considerano. Vi vorrei dire che Fior di Loto, che comunque ha questa profumazione sempre molto delicata, non è altro che il dupe di Versace Crystal Noir. E mi è giunta voce che lo stanno togliendo dalla produzione, quindi per evitare di fare come il Jasmine di Java, che è diventato introvabile, io sono diventata matta a trovarla, non vi dico, ho preso uno stock da tre da un grossista e non vi dico neanche quanto
l'ho pagato e due li tengo io, uno l'ho messo su Vinted nel caso vi interessi. Byzantium, stessa cosa, mi sono innamorata del doccia crema, che secondo me il doccia crema in inverno è voluttuoso, c'è questa rosa nera. Qui siamo proprio proiettati a Istanbul, nella vecchia Costantinopoli, c'è tutta la magia dei profumi con la rosa e il labdano. Il dupe di Lucum Keiko Mesherio Mecheri, non so, scusate la pronuncia, ma non conosco la creatrice di questo profumo, però è il dupe accreditato. Tesori d'Oriente, Hammam è il dupe di Cinema. Questi sono gli storici che, ahimè, bisogna sempre tenere sotto osservazione perché verranno forse tolti dalla produzione, come Viola del Nepal che non si trova più, o come il papavero del Tibet, il dupe di Kenzo. Io questi due, vi devo dire la verità, non ho avuto il piacere di annusarli. Quando mi sono poi interessata ai Tesori d'Oriente, erano già stati tolti dal mercato e sono introvabili anche su Vinted. Se sapete, se ve ne volete sbarazzare, io sono qua, eh? Fate un fischio. Anche il frangipani non si trova più. Sono riuscita a trovare il tiare delle Indie su Vinted. Ve l'avevo detto sempre nel video dedicato a Karma. Vecchio pack diverso da quello che trovate attualmente, ma è il dupe di Miami Glow di Jennifer Lo. Molto piacevole, fresco. Questi sono profumini da dare, da spruzzare senza paura di sprecarlo. I dupe sono belli per questi, soprattutto quelli economici. Un altro profumo che secondo me sta andando fuori produzione è il Japanese Rituals. Dupe accreditato è Chloé Chloé. Il profumo vi lascio a latto con la boccetta rossa, non il Chloé classico con il fiocchettino e la boccetta bassa, ma il Chloé Chloé Parfum. Anche questo è molto buono, molto fresco, sicuramente da avere se siete dei collezionisti, ma anche se non siete, devo dire che meritano tantissimo. Voglio prendere il sandalo e vetiver che non ho mai preso, dicono che sia il dupe di Allure Chanel Homme, e poi voglio prendere quello che in teoria dovrebbe essere il dupe di Fahrenheit, il legno di guaiaco, ma non è. Vabbè, vi lascio qua il dupe accreditato. E ovviamente Viola del Nepal e Papavero del Tibet, che se Tesori d'Oriente, io addirittura ho scritto ai fratelli Poppi, ho scritto una mail a cui non ho ricevuto risposta, vorrei sapere chi è che gestisce l'amministrazione, però ai fratelli Poppi, se qualcuno li conosce, io ho scritto una mail chiedendo se gentilmente possono prendere spunto, ispirazione dall'erbolario, che ha chiesto al pubblico quali fragranze avrebbero avuto piacere di ritrovare sugli scaffali. Ecco, anche noi avremo piacere di ritrovare sugli scaffali delle linee di Tesori d'Oriente come la Viola del Nepal, anche per chi non ha avuto modo di annusarli e di innamorarsene. Anche Ambra Indiana non ero riuscita ad annusare, quindi ecco, io sarei alla ricerca di quei tre profumi nel caso i fratelli Poppi decidessero di accontentarci. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se non concordate con i dupe che vi ho elencato, se ne avete di nuovi, scrivete tutto giù nei commenti, che facciamo comunque parte di una grande community e sono informazioni che possono servire a molti che in questo momento di rincaro prezzi, non solo i beni primari, ma anche i secondari, anche i profumi, che sono, come posso dire, quel di più che ci concediamo quando arriva lo stipendio, quando ci vogliamo fare un bel regalo, quando ci vogliamo gratificare per aver superato qualche difficoltà durante un determinato periodo, durante la giornata.
Ecco, poiché non tutti possiamo comprare profumi di nicchia, perché 150 euro, 200 euro per un profumo sono proibitivi per chi ha famiglia, per chi tiene famiglia. Come si fa a comprare profumi di nicchia? Anche a me piacciono i profumi e me ne piacerebbe avere tanti. Però effettivamente per chi non si può comprare profumi di nicchia intervengono queste magnifiche creazioni che regalano grande soddisfazione anche a piccolo prezzo. Sbizzarritevi giù nei commenti, io vi mando tanti bacini, bacioni, baciotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!